Io non direi, per questo è sbagliato. Ciao a tutti e a tutte, non so se riconoscete questo spazio della nostra città che ormai è chiuso da anni. Siamo al Parco Michelotti e quella che vedete alle mie spalle rappresenta bene che cos'era questo spazio. Questo era uno zoo con queste gabbie al cui interno, purtroppo, nel senso purtroppo perché sappiamo benissimo cosa significa per gli animali vivere in queste condizioni, venivano tenuti gli animali, ma oggi vogliamo parlarvi dell'ulteriore passo che stiamo facendo per finalmente rendere nuovamente accessibile questo spazio, rendendolo pubblico e un polmone verde fantastico, e quindi aveva bisogno di interventi importanti. Non è la prima volta che veniamo al Michelotti, in realtà questo è lo spezzone centrale. Come sapete alle mie spalle avete già visto come abbiamo riqualificato, riaperto lo spazio con l'area giochi che è stata resa pubblico, e invece dall'altra parte, la parte nord del parco, questo è stato nel 2018, nel 2019 abbiamo riaperto lo spezzone a nord. Ora finalmente facciamo il lotto centrale, sono partiti i lavori proprio in questi giorni, prevediamo di terminare a dicembre, quindi comunque è un cantiere che durerà qualche mese, ma che come dire, completerà la restituzione di questo parco. Prima di lasciare la parola ad Alberto, l'assessorato che ci ha lavorato, voglio farvi vedere un altro tema che in realtà non è seguito dall'assessorato al verde, ma dall'assessorato alla cultura, e cioè la biblioteca, che chi abita qui sa bene è rimasta chiusa ormai da qualche mese. Anche qui stanno per partire i lavori di riqualificazione che si andranno a conciliare con l'intervento che faremo proprio qui all'interno del parco, cioè creeremo degli spazi affinché se qualcuno vuole prendersi un libro può tranquillamente, liberamente leggere all'interno del nuovo spazio. Ora vi portiamo a vedere un attimo con Alberto, a cui lascio la parola, come verrà trasformato, o meglio reso nuovamente accessibile, perché è talmente bello che semplicemente va ripulito e creato qualche spazio per permettere a tutto il parco, da nord a, come dire, l'altra parte appunto del parco Gio, di essere utilizzabile dai cittadini e le cittadine. Lascio la parola ad Alberto. Buongiorno, innanzitutto qui siamo nella parte, diciamo, che dà verso la parte sud del parco, che è quella del parco Gio, già riaperto appunto nel 2018. Cosa stiamo facendo qua sostanzialmente? Iniziamo adesso a fare degli interventi per riaprire la parte centrale, lasciandola in massima più naturalistica possibile, ma soprattutto con dei corridoi che consentono alle persone che attraversano il parco da nord a sud, ma anche dal fiume verso l'interno, quindi verso i parcheggi che stanno su corso Casale, vi attraversa il parco sostanzialmente in tutti i sensi. Questo è il famoso viale dei Ginkgo Biloba, che come vedete è bellissimo e straordinario. Qui verrà ovviamente ripulita la strada e verrà fatto il primo camminamento, dall'altra parte stessa cosa, lavori che dureranno all'incirca 6 mesi, quindi erano a dicembre di quest'anno. Prevedono una prima parte di messa in sicurezza dell'area per consentire poi ai tecnici appunto di proseguire coi lavori per invece il perfezionamento dei percorsi. Come vedete, questo è un parco che in realtà è già bello di suo, ma ha bisogno di interventi proprio perché sia vivibile e restituito ai cittadini. Tutto questo nasce da un percorso condiviso con la cittadinanza, col territorio, iniziato nel 2017, inizio 2000, fine 2017 più o meno, e che si è concluso adesso con l'inizio dei lavori appunto dell'ultimo tratto, che consentirà appunto di fruire di tutto il parco Michelotti. Tutte le strutture su perfettazioni verranno demolite, invece le strutture storiche rimarranno così e successivamente verranno identificate come luoghi dove fare delle cose. Ma quello che era importante in questo momento era restituire sostanzialmente ai cittadini questo bellissimo parco di Torino. Federico, se vuoi dire qualcosa? Sì, io sono molto grato alla sindaca, alla giunta e al consiglio per quello che hanno fatto. Io mi ricordo che una delle prime commissioni che abbiamo fatto in comune era proprio per parlare di questo luogo, che all'inizio era proiettato verso una chiusura, una parziale chiusura, perché qui si doveva costruire un bioparco, che poi, detto così, chiamiamolo zoo. Un bioparco che però avrebbe sostanzialmente chiuso di nuovo il parco al pubblico. Sarebbe stato aperto, ma ovviamente dietro il pagamento di un biglietto, e comunque non sarebbe stato aperto sempre. Al netto di quello che si può pensare sulla chiusura degli animali in gabbia, però l'avete visto prima, cioè mettere gli animali in gabbia non è più ragionevole, non è più, anzi non è mai stato, oggi ancora meno.
ma noi volevamo ripartire da uno spazio pubblico, perché questo era uno spazio pubblico e doveva tornare a essere uno spazio pubblico. Su questo abbiamo insistito tanto, nel bene e nel male il progetto del bioparco non è andato avanti, e quindi abbiamo colto l'occasione con Alberto e Chiara e con tutti i consiglieri di pensare a questo spazio di nuovo aperto al pubblico. Uno spazio che, come vedete, è bellissimo, storico. Questa cancellata che voi vedete, che in questo momento un po' rovina, come dire, la visuale sul Po, verrà abbassata, giusto per fare, come dire, da deterrente per non finire di sotto, ma sarà abbassata per dare una visuale anche sul Po e sull'altra sponda del fiume. Sicuramente uno spazio pubblico. Tra l'altro io in questa sede voglio ringraziare i volontari di Torino Spazio Pubblico, che hanno lavorato tantissimo in questi mesi qua dentro, ci hanno veramente dato una mano. Li ringrazio veramente a nome di tutti, credo di avere la, come dire, la con Alberto e Chiara, di avere, come dire, il loro, non benestare, ma il loro riconoscimento a questi volontari. Ringrazio ovviamente gli uffici che hanno lavorato per progettare questo spazio pubblico, ridando, come dire, una forma tra il naturale e l'urbano a un parco che è un parco comunque urbano. Questo spazio, che è ancora chiuso, come diceva prima Chiara, tra il parco Gio, che è la parte sud, e la nuova parte aperta nord, riaprirà, speriamo, entro 6 mesi, tempo permettendo sia di lavori. Tra l'altro una riapertura che per me è anche significativa, perché dovremmo augurarci, ci auguriamo che tra 6 mesi le riaperture saranno totali, quindi avrà un significato anche molto importante per la città. Non sappiamo chi di noi ci sarà, io mi auguro che comunque i cittadini abbiano apprezzato quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto, e che apprezzeranno nel 2022 questa riapertura di questo spazio verde dedicato a tutta la città. Tra l'altro ci state scrivendo dei gatti, lo sappiamo che c'è una colonia, tra l'altro poco fa c'erano proprio le gattare, che ringrazio, che si stanno prendendo cura, e quindi anche nell'ambito della gestione del cantiere, insieme agli uffici nostri del verde, che ringrazio anch'io per il lavoro straordinario che stanno facendo, ci prenderemo cura ovviamente anche di loro. Permettetemi, come ha detto Federico, di chiudere ringraziando i volontari e le volontarie, che non solo qui l'hanno fatto, insomma, in questi mesi, ma in generale nella nostra città si prendono spesso cura di spazi verdi. Ecco, oggi come dire, completiamo il percorso che avevamo iniziato 4 anni fa, ci eravamo impegnati a risolvere, e mi sento di dire restituire, questo spazio alla cittadinanza. Primo perché purtroppo qui era diventato quasi un problema di ordine pubblico. Ricordiamoci, l'assessore Unì è venuto qua più volte di notte, abbiamo ancora dei grossi problemi rispetto alla sicurezza e, ripeto, all'ordine pubblico in termini del parco. E come si risolve il tema dell'ordine pubblico? Molto spesso il tema dell'ordine pubblico si risolve riqualificando, dando una nuova vocazione. E non c'è vocazione migliore per un parco nel renderlo pubblico, accessibile a tutti e tutte. L'abbiamo fatto prima a nord, abbiamo fatto l'altro pezzo dall'altra parte, e adesso finalmente possiamo chiudere questo percorso. Saranno mesi di cantiere e sono sicura che tutti potremo riapprezzare questo bellissimo parco. Ripeto, a chi ci chiedeva, perché ho visto qualche domanda in diretta, perché rimangono i manufatti? L'abbiamo spiegato, ma ci ritorno. Ci sono dei vincoli di sovrintendenza, per cui alcuni manufatti non possono essere abbattuti, mentre invece quelli dove possiamo intervenire, ad esempio qui, faccio vedere, la parte che vedete a destra in muratura non può essere abbattuta, la parte di sinistra invece, che è stata aggiunta successivamente, la possiamo abbattere. Questo permetterà anche a questo bellissimo viale di essere ovviamente più vivibile e più bello. Quindi questo sarà il lavoro che facevamo. Ci abbiamo messo qualche mese in più perché è stato necessario trovare un accordo con la sovrintendenza, proprio alla luce della tutela che c'è su questi manufatti, ma questi saranno integrati, come dire, nella progettazione del parco stesso, che sarà ovviamente tutto percorribile. Tra l'altro ci saranno accessi, come abbiamo detto, sia verso il Po sia verso la strada, e finalmente tornerà alla sua vocazione naturale. Quindi vi aggiorneremo ovviamente sui cantieri, oggi si parte e insomma per fine anno dovremmo riuscire, salvo, come dire, imprevisti che speriamo non ci siano in questo caso, poterlo riaprire finalmente tutta la cittadinanza. Ciao a tutti e a tutte. Ciao a tutte e a tutti. Ciao. In diretta ancora.
Allora, se sei in diretta ancora, visto che siamo lì, non abbiamo parlato del rettilario, ovviamente. Il rettilario, appunto, c'è stato un bando della città e adesso si stanno portando avanti le pratiche perché dovrebbe nascere appunto il teatro della marionetta, il museo della marionetta. Quindi anche quella parte lì verrà poi riqualificata insieme alla biblioteca e tutto il resto del parco.